periodo del boom economico, andando apparentemente controcorrente, l'architetto Preziotti si inventa questa stupenda scuola. Questi sono alcuni bozzetti dove i ragazzi hanno dovuto rappresentare e studiare un manifesto contro la violenza sulle donne. Gli studenti hanno la possibilità, mentre acquisiscono la competenza artistica nella lavorazione ceramica, sia artigianale che industriale, di lavorare insieme con dei madrelingua inglesi, quindi interagire con loro e, oltre alla competenza artistica, imparare anche ad avere una competenza in più, che è quella linguistica. È una scuola di coraggio, di sfide, di passione, di abnegazione. È un filo conduttore e un viatico che ci ha lasciato Umberto Preziotti, con la sua intuizione felice, col suo essere a passo con i tempi. È una scuola dove questi insegnamenti vengono poi trasformati in passione, vengono poi trasformati in un pensiero critico e vengono trasformati in arte. In quanto questo istituto, proprio volendo festeggiare questi 60 anni, ha segnato un percorso creativo, artistico e laboratoriale importantissimo per il territorio del Fermano. Infatti, se penso alle cose meravigliose che abbiamo visto e che vedremo in queste due giornate, sicuramente se mi dite che cos'è la cosa più preziosa che abbiamo qua dentro, sono i nostri studenti. Quindi c'è un biennio comune e poi dal terzo anno scelgono l'indirizzo, che può essere architettura ambiente o scenografia o arti figurative, design industriale. Fa questo, no? Comunicando, creando il dialogo, ragionando anche sul bene e sul male, sul giusto e sull'ingiusto, ci mette nelle condizioni di decidere. Ho donato questa mia opera, un omaggio a questa scuola, che io veramente la ritengo una delle scuole più belle del territorio. D'arte e quindi possa accogliere al suo interno anche il nuovo indirizzo, che è il liceo musicale.